Benvenute e benvenuti a Molecole in scatola, dialoghi su chimica e società a cura del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino. In ogni puntata racconteremo un problema, una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando, tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona, a cosa serve o dove lo trovate, magari senza saperlo, nella vita di tutti i giorni. Quale sarà il contenuto della scatola di oggi? Buongiorno, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Molecole in Scatola. Io sono Deborah Fabbri, docente di chimica analitica presso il Dipartimento di Chimica e qui con noi oggi abbiamo Luca Carena, ricercatore in chimica dell'ambiente, sempre presso il Dipartimento di Chimica. Buongiorno Luca. Buongiorno. Dici Luca, oggi che cosa tiriamo fuori dalla nostra magica scatola? Allora, oggi tiriamo fuori un baccello di vaniglia, o meglio, dovremmo dire una capsula di vaniglia. È il frutto della pianta di vaniglia che forse non tutti sanno essere un tipo di orchidea. In cucina utilizziamo la capsula stessa o l'estratto di vaniglia. L'inconfondibile aroma di vaniglia, però non tutti sanno che è una delle spezie più care al mondo, seconda solo allo zafferano. Però dici Luca, qual è la causa, la molecola che determina questo profumo della vaniglia? È la vanillina, una molecola che noi chimici in gergo tecnico chiameremo 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide, ben inteso nell'aroma dell'estratto di vaniglia ci sono più di 200 composti, ma la vanillina ne è il principale responsabile del tipico aroma che tutti conosciamo, in particolar modo per quanto riguarda una delle piante di vaniglia più sfruttate per ottenere la capsula e l'estratto di vaniglia, che è la vanilla planifoglia. La vanillina è una molecola che in qualche modo collega gli aztechi all'isola di Réunion, un'isola al largo delle coste del Madagascar, agli incendi boschivi e addirittura ai ghiacci dei poli. Caspita, come può una molecola così piccola collegare luoghi così diversi e elementi così diversi? Ma bisogna iniziare dal fatto che la pianta di vaniglia planifoglia è originaria di quelle regioni che oggi definiremo come Messico e che qualche secolo fa vi erano le civiltà precolombiane come Aztechi e Totonachi. Proprio quelle popolazioni utilizzavano la vaniglia per profumare i loro templi, come medicine, addirittura per aromatizzare una bevanda a base di cacao. Però una domanda sorge spontanea: come è arrivata fino a noi in Europa? È arrivato prima al 1492. Ah, quindi Cristoforo Colombo con la Nina, la Pinta e la Santa Maria sono sbarcati nelle Americhe. Esatto, e qualche anno dopo arriveranno anche i conquistadores alla guida di Cortés, quindi entreranno in contatto anche loro con le civiltà precolombiane e scopriranno la vaniglia. E gli piacerà molto, tanto che la porteranno al di qua dell'oceano, dove verrà apprezzata soprattutto dagli aristocratici. Tuttavia, la coltivazione della vaniglia al di fuori del Messico non ebbe luogo però per circa 300 anni. Caspita. Dopo quell'evento. Questo lo so, è il motivo, perché i fiori della vaniglia sono impollinati solo da un particolare tipo di ape, ma non solo, il fiore della vaniglia rimane aperto solamente per 24 ore, dopodiché si chiude, appassisce, cade e muore. Quindi diciamo che, viste le preferenze riproduttive e le scarse opportunità della vaniglia, l'esistenza stessa della vaniglia sembra un azzardo della natura. Eh sì, ma i conquistadores non conoscevano che quell'ape è originaria e tipica di quelle regioni del Messico, quindi non portarono l'ape anche qua in Europa. Tanto che bisognerà aspettare gli anni 30 del 1800 quando un botanico dell'Università di Liegi, tale Charles Morren, scoprì questo fatto dell'ape e cercò un modo alternativo di impollinazione della pianta di vaniglia. Ci riuscì per via manuale. Ma qualche anno dopo, sull'isola di Réunion, quindi siamo al largo della costa orientale del Madagascar, un ragazzino di 12 anni, schiavo, di nome Edmond, riuscì a sviluppare un metodo di impollinazione manuale più efficiente, tanto che da quella scoperta la coltivazione della vaniglia al di fuori del Messico riuscì a prendere il decollo. Caspita, deve essere stato un riscatto sociale notevole per Edmond. Purtroppo no, gli venne riconosciuto poi un cognome, Albius, ma visse comunque in miseria e morì addirittura in povertà.
caspita, una storia davvero triste. Però ritornando alla coltivazione della vaniglia e i luoghi dove questa viene maggiormente coltivata, quindi siamo in Madagascar o in Indonesia, l'impollinazione viene fatta quindi manualmente. Esatto. Ed è questo il motivo forse del perché è così costosa. Tempo e abilità manuali sono gli ingredienti fondamentali per ottenere la capsula di vaniglia e l'aroma come noi lo conosciamo. Infatti quando viene raccolta la capsula è ancora verde e non ha il tipico aroma di vaniglia. Questo perché? Perché la vanillina al suo interno diciamo che è mascherata, è legata a un altro composto che fa sì che la vanillina non emani il suo tipico aroma. Servono dei trattamenti termici e di deumidificazione per far sì che la vanillina venga liberata e possa poi emanare tutto il suo Profumo. Tutto il suo profumo. Bene, però il profumo è davvero molto inconfondibile, perché pensa che studi recenti hanno mostrato come popolazioni molto lontane, ma appartenenti a luoghi diversi e a culture diverse, hanno riconosciuto come è apprezzato universalmente questo aroma della vaniglia. Però la vanillina, allora, da dove si ottiene e soprattutto quali sono i campi in cui viene applicata? Ma allora, tempo e abilità umane, come abbiamo detto, sono fondamentali per ottenere l'aroma di vaniglia così come lo conosciamo, dalla pianta di vaniglia intendo, tanto che la vanillina estratta dalla pianta di vaniglia è arrivata addirittura a costare $4,000 al chilo proprio per queste ragioni qua. Quindi si sono cercati altri modi di sintesi della vanillina a più buon mercato. Perché? Perché la richiesta di vanillina sul mercato è molto alta e la coltivazione della vaniglia non riesce a soddisfare tutta questa richiesta, quindi si sono cercati altri metodi di sintesi. Quindi questi sono i due motivi, l'impollinazione, la sua così diffuso utilizzo in diversi campi ne fanno quindi una spezia veramente molto, molto, molto costosa. Ma allora quali sono i processi attraverso cui si riesce ad ottenere la vanillina? Ma innanzitutto la vanillina viene utilizzata in diversi campi dal punto di vista cosmetico, pensiamo ad esempio ai profumi, anche in campo farmaceutico, quindi serve della vanillina diciamo a più buon mercato rispetto a quella estratta dalla pianta di vaniglia. E qua gli scienziati si sono un po' sbizzarriti sulla sintesi della vanillina, sia dal punto di vista chimico sia sfruttando dei processi più a stampo biotecnologico, tanto che recentemente qualcuno ha tirato fuori la vanillina addirittura dalle bottiglie di plastica. È una recentissima notizia. È una recentissima notizia, e qualche anno fa addirittura c'è stato qualcuno che ha estratto la vanillina dallo sterco di vacca. Caspita, e perché proprio dallo sterco di vacca? Beh, c'è una ragione chimica, perché lo sterco di vacca contiene una certa quantità di lignina. Beh, la lignina è una molecola, o meglio un biopolimero, molto diffuso in natura perché costituisce le pareti cellulari di moltissime piante. Poco digeribile dagli animali, viene escreto con gli escrementi e quindi se ne trova una grandissima quantità. Ecco, però escrementi, lignina, vanillina non sembrano proprio la stessa cosa, no, scusa. Infatti la lignina non è costruita con molecole di vanillina. Diciamo che nella struttura della lignina si possono riconoscere delle subunità che ricordano la vanillina stessa. E quali sono i processi con i quali si può liberare, produrre la vanillina? Appunto, hai detto bene, servono dei processi che liberino la vanillina dalla struttura della lignina, e questi processi ad esempio avvengono durante gli incendi boschivi. Quando una pianta brucia, infatti, la lignina contenuta nella parete cellulare delle piante viene demolita, e la demolizione porta alla liberazione della vanillina. Intendiamoci, insieme ad altri molti composti, tra l'altro che sono anche simili alla vanillina, sto parlando di aceto vanillone, acido vanillico ed acido siringico, che insieme alla vanillina cadono sotto la classe dei metossifenoli. Quindi, se non ho capito male, quando c'è un incendio boschivo, nel fumo, si possono ritrovare la vanillina e i suoi derivati, questi metossifenoli. Però, una volta rilasciati, dove vanno a finire? Qual è il loro destino? Beh, una volta nell'atmosfera, la vanillina può essere trasportata dalle correnti d'aria, anche a regioni abbastanza lontane dalla sorgente dell'incendio boschivo, tanto che possono raggiungere queste correnti d'aria le regioni dei poli, dove la vanillina insieme ai suoi simili si possono depositare sul manto nevoso, e sul manto nevoso si accumula la neve, tanto che i metossifenoli come la vanillina vengono inglobati all'interno del ghiaccio. E questo fatto è utile per gli scienziati perché questi composti, i metossifenoli, vengono utilizzati come biomarcatori degli incendi boschivi una volta che li si ritrova nei ghiacci.
Quindi il ghiaccio dei poli è una sorta di banca dati chimica nella quale se si ritrovano la vanillina e i suoi derivati ci danno delle informazioni su degli incendi che magari sono avvenuti molto lontano dai poli e nel passato. Esatto, e non solo si possono tirare fuori delle informazioni anche sul tipo di biomassa che è bruciata. Caspita, interessante, però secondo me c'è un ma. C'è un ma, come spesso accade, perché alcuni studi, uno dei quali l'abbiamo proprio condotto qui al Dipartimento di Chimica, che hanno mostrato come la vanillina, durante il suo viaggio in atmosfera e anche una volta che si deposita sul manto nevoso, per azione della luce del sole può trasformarsi in altri composti che talvolta possono anche essere preoccupanti dal punto di vista ambientale. E questa trasformazione chimica non è altro che un'alterazione della struttura della molecola che fa sì che l'utilizzo della vanillina come biomarcatore naturale potrebbe essere un po' alterato. Adesso c'è molto chiaro come questa molecola abbia riunito luoghi ed elementi così diversi, dall'equatore ai poli. Ma sì, dai, abbiamo cercato di dire qualcosa in generale sulla vanillina, l'argomento sarebbe molto più ampio e bisognerebbe dedicarci più tempo. La vanillina, tra l'altro, una molecola dolce amara proprio dal punto di vista chimico, perché l'aroma lo percepiamo come dolce, ma alcuni studi hanno evidenziato come attivi i recettori del sapore amaro. Possiamo dire che proprio questo viaggio, questo percorso è stato dolce amaro, perché abbiamo visto i fasti delle culture precolombiane, ma anche la loro triste storia, l'ingegno dell'uomo che si sostituisce alla natura per trovare un modo per impollinare queste piante, alla triste realtà della schiavitù, come ci ha ricordato la storia di Edmond. Esatto, però ci ha mostrato anche una sorta di versatilità della chimica, perché una molecola come la vanillina che utilizziamo per fare una torta o la mangiamo nel gelato in estate, alla fine viene utilizzata anche dagli scienziati quando la ritrovano nei ghiacci dei poli come biomarcatore degli incendi boschivi. Bene, noi ti ringraziamo per questo profumato viaggio dall'equatore ai poli e vi diamo appuntamento a una prossima puntata di Molecole in Scatola. A presto! A presto! Molecole in Scatola è realizzato dalla Commissione Public Engagement del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027. Da un'idea di Francesca Turco, musiche originali di Filippo Turci. Si ringraziano Paolo Mazzà ed il team ICT per l'assistenza tecnica e Shiva Salepur per il montaggio. Le puntate sono disponibili sul canale YouTube del Dipartimento, sulla piattaforma podcast Spreaker e su Spotify.